Benvenuti a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa elegantissima maglia che io ho deciso di chiamare maglia zaffiro. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato questo filato della lana gatto che si chiama Merino Cotton e che trovo spettacolare, si lavora benissimo, quando lo si tocca sembra quasi di toccare della seta, eppure il gomitolo è formato da lana extra fine merino e cotone, quindi è un filato non troppo pesante ma neanche troppo leggero, perfetto per le mezze stagioni, quindi per l'autunno ma anche per l'inverno, perché questa maglia la possiamo indossare con sotto un bel lupetto. Questo è il colore che ho usato io, ma vi voglio far vedere altri tre colori che trovo veramente spettacolari, sempre della stessa linea, e sono questi. Potete guardarli, guardate che lucentezza che hanno, sono veramente bellissimi. Per realizzare questa maglia, che è una taglia S, io ho utilizzato 350 grammi. Per una taglia M vi occorrono 450 grammi, per una taglia L 500 grammi. Naturalmente, se volete fare le maniche più lunghe, vi occorre aumentare di 50 grammi a seconda della taglia, anche quindi se siete una mia taglia. Per quanto riguarda quindi il filato, vi lascerò il link al sito Filati Elsa, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in questi altri colori, e ce ne sono molti altri oltre a quello che vi ho mostrato. E naturalmente voglio anche ricordarvi che adesso sono partite delle promozioni che valgono per tutto novembre. Troverete dei filati in offerta e anche le spedizioni abbassate, con delle spedizioni gratuite che partono al di sotto di quello che era fino a qualche giorno fa. Detto ciò, parliamo della creazione. La parte di sopra è spettacolare perché ho creato questo motivo, non so il nome, l'ho visto mi sono basata su una maglia, ma che avevo già fatto su altre creazioni in passato. L'ho riproposta in questa maniera più larga perché volevo che la parte di sopra fosse quasi un effetto pizzo, come proprio la maglia Alice, che sapete che è stata la prima maglia che ho realizzato con questa tecnica, ossia quella di realizzare due rettangoli che partono da un braccio all'altro e coprono le spalle, sono identici sia quella avanti che quella dietro, e poi si vanno a cucire all'altezza delle spalle e sotto. È una delle tecniche che io adoro di più realizzare per le maglie, ma la farò anche per fare un vestito presto, visto che adesso si è ricominciato a uscire e ho anche un evento importantissimo a fine dicembre, di cui poi vi parlerò in seguito. Ho necessità di farmi dei vestitini nuovi. Detto ciò, una volta realizzato questo effetto pizzo sopra, sono andata a realizzare la parte di sotto con un punto molto chiuso, semplici giri di andata e ritorno. Come sempre vi ricordo che oltre al video tutorial che state seguendo, sul sito trovate anche il PDF con quale vi spiego bene passo per passo come realizzare questa maglia, e vi ricordo che se spendete oltre i 35 euro, il PDF è in omaggio all'interno del vostro pacco, o potete acquistare solo il PDF al prezzo di 3,50 euro. Detto ciò, spero che anche questa semplicissima creazione vi piaccia e che desiate realizzarla. Se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure mi trovate su Instagram come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare il filato della lana gatto linea Merino Cotton, che è un misto di lana extra fine merino e il cotone. Quindi è un filato che è leggero, tiene caldo perché comunque c'è la lana merino, però non neanche quel caldissimo. Quindi è perfetto per poter creare quelle creazioni da mettere nei posti dove c'è l'aria condizionata calda a palla, nei ristoranti o anche negli uffici. Benissimo, allora per la realizzazione di questa maglia, come sempre, noi andremo a creare due rettangoli che devono coprire le braccia e le spalle. Io farò delle mezze maniche, quindi non farò due rettangoli lunghissimo, e in questi rettangoli io andrò a montare 161 catenelle, perché un rettangolo va davanti e uno dietro. Mentre qui nella mia campione, dove vi farò vedere il motivo, ho montato 31 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 10 più 1, che vi serve appunto per poter avere l'inizio del giro uguale alla fine. Quindi mi raccomando, se volete le maniche più lunghe dovete andare ad aumentare sempre di 10, quindi 10, 20, 30, a seconda di quanto volete lunghe le maniche. Io preferisco delle maniche a 3/4, quindi monterò 161 catenelle e lavorerò con l'uncinetto del numero 4,5. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro campione, e andiamo a fare in questa maniera. Ci alziamo con una catenella, entriamo dentro la prima delle nostre 31 catenelle e andiamo a fare una maglia bassa. 2 catenelle, scusate, 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a realizzare la mia prima maglia alta.
Vado nella catenella successiva e realizzo una seconda maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo una terza maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo una quarta maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo la mia quinta e ultima maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Quindi entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare la mia prima maglia alta. Ne devo fare un totale di 5, una in ogni catenella, quindi una già l'ho fatta, vado nella successiva 2. Vado nella catenella successiva 3, vado nella catenella successiva 4, vado nella catenella successiva 5, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 2, 3, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare la mia prima maglia alta. Vado nella successiva e realizzo una seconda maglia alta. Vado nella successiva e realizzo una terza maglia alta. Vado nella successiva e realizzo una quarta maglia alta. Vado nella successiva e realizzo una quinta maglia alta. Quindi questo è quello che 3 catenelle, scusate, 1, 2, 3. Questo è quello che realizziamo per tutto il primo giro. Terminiamo il primo giro, salto 2 catenelle, entro nella terza, che sarebbe la mia ultima, e vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così il mio primo giro. Secondo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Catenella di separazione, entro nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto la prima maglia alta, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta sopra la successiva maglia alta, una maglia alta sopra la successiva maglia alta, per un totale quindi di 3 maglie alte. 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, e ricomincio da capo. Salto una maglia alta, entro nella successiva e realizzo la mia prima maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta sopra la penultima maglia alta del giro precedente. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. E questo è quello che devo fare per tutto il secondo giro. Vado a terminare il secondo giro facendo sempre le mie 3 maglie alte, quindi salto la prima, entro nella seconda e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo la mia terza e ultima maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, prendo il filo, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il secondo giro. Terzo giro, o vi alzate con una catenella e poi andate a fare la maglia bassa sopra la maglia alta, o fate come me, andate a fare direttamente la maglia bassa sopra la maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia, la seconda maglia alta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nel primo archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto successivo, realizzo una maglia bassa. 3
3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la maglia alta, realizzo la seconda maglia alta e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte, realizzo una maglia bassa. Devo fare questo quindi per tutto il mio terzo giro e vado a terminare facendo 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove avevo la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così anche il mio terzo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quarto giro e vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia, le 3 catenelle, realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto l'archetto del primo archetto di 3 catenelle, entro nel secondo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto il primo archetto di 3 catenelle, entro nel successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto l'ultimo archetto e ricomincio da capo. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il quarto giro. E andiamo a terminare facendo le solite 3 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, quindi una, rientro 2, rientro 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nel secondo archetto di 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il quarto giro. Quinto giro, o vi alzate con una catenella e andate a fare poi una maglia bassa sopra la maglia alta, o fate come me e andate a fare direttamente la maglia bassa sopra la maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, 1 e rientro 2, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto il primo archetto di 3 catenelle, entro nel successivo e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho le 3 maglie alte, entro nella prima e realizzo 2 maglie alte, 1 e rientro 2, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, 1 e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto il primo archetto, entro nel secondo e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il quinto giro. Termino il quinto giro andando a fare sempre 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1, 2,
una maglia alta sopra la seconda maglia alta, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, quindi una e rientro 2, 3 catenelle, 1, 2 e 3, vado dove aveva la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così anche il mio quinto giro. Sesto giro, mi giro con la lavorazione e vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia bassa. E adesso vado a fare una maglia bassa sopra ognuna delle maglie alte successive, quindi seconda maglia bassa, terza maglia bassa, quarta maglia bassa, quinta maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, e vado a realizzare una maglia alta sopra la maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, ricominciamo da capo, una maglia bassa sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho le maglie alte e realizzo le maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi questo è quello che devo fare per tutto il sesto giro. Vado a terminare il sesto giro facendo 2 catenelle, 1 e 2, entro dove ho la maglia bassa e vado a realizzare una maglia alta. Ho terminato così anche il sesto giro. Settimo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto le prime 2 maglie basse, entro nella terza e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho le prime 2 catenelle e vado a realizzare 2 maglie alte, 1 e 2, una maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 1 e 2, e ricomincio da capo, vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la terza delle mie 5 maglie basse e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 2 maglie alte, 1 e rientro 2, maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricominciamo da capo. Bisogna fare questo per tutto il settimo giro. Concludiamo il settimo giro andando a fare una maglia bassa all'interno della terza maglia bassa del giro precedente. 3 catenelle, 1, 2 e 3, entriamo nell'archetto di 2 catenelle, realizziamo 2 maglie alte, 1 e 2. Entriamo nella terza catenella che equivaleva alla nostra prima maglia alta e facciamo una maglia alta. Abbiamo terminato così anche il settimo giro. Ottavo giro, andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 3 catenelle, 1, 2, 3. Entriamo nell'archetto di 3 catenelle, realizziamo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, e ricomincia, quello che facciamo adesso lo dovremo fare per tutto l'ottavo giro, quindi saltiamo la prima maglia, andiamo nella seconda e facciamo la prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva,
una maglia alta sopra la penultima maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto, salto la prima maglia alta, entro nella seconda e realizzo la mia prima maglia alta, vado nella maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta, vado nella maglia alta successiva e realizzo una terza maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, e questo è quello che abbiamo detto, dobbiamo ripetere per tutto il nostro ottavo giro. Andiamo a terminare l'ottavo giro saltando la prima maglia alta, entrando nella seconda e facendo una maglia bassa, una maglia alta, e poi andiamo nella terza catenella e facciamo la seconda e ultima maglia alta. Ho terminato così anche l'ottavo giro. Nono giro, andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3, e ricomincio da capo, quindi vado dove ho la seconda delle tre maglie alte e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, e ricomincio da capo, quindi maglia alta sopra la prima maglia alta, sopra la seconda maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa all'interno dell'archetto di 3 catenelle, 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa nella successiva archetto di catenelle, 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa nell'archetto successivo, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'ultima maglia alta, entro nella terza catenella e realizzo una maglia alta. Ho terminato così anche il mio nono giro. Decimo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto il primo archetto di 3 catenelle, entro nel successivo e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, e quello che facciamo adesso lo facciamo per tutto il giro. Salto l'ultimo archetto, vado direttamente dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto il primo archetto di 3 catenelle, entro nel successivo, realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, e ricomincio da capo, vado dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto il primo archetto, entro in successivo, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3,
termino il decimo giro andando a fare entrando nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. Ho terminato così il decimo giro. Undicesimo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono nostra prima maglia alta, quindi 1 2 3, una maglia alta sopra, 2 maglie alte sopra la seconda maglia alta, una e rientro 2. 3 catenelle, 1 2 3, salto dal primo archetto di 3 catenelle, entro nel successivo, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3. Quello che vado a fare adesso lo devo fare per tutto l'undicesimo giro. Entro nella prima delle 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, 1 2, e realizzo 2 maglie alte, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, per un totale quindi di 5 maglie alte. 3 catenelle, 1 2 3, salto il primo archetto, entro nel secondo e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, salto l'archetto e ricomincio da capo, quindi vado dove ho la prima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, 1 2, archetto successivo maglia alta, scusatemi, maglia alta successiva maglia alta, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, quindi una e rientro 2. 3 catenelle, 1 2 3, salto un archetto, entro nel successivo, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, e dopo aver fatto questo per tutto l'undicesimo giro, vado a terminare l'undicesimo giro facendo 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, quindi una e rientro 2, una maglia alta all'interno della terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Ho terminato così anche il mio undicesimo giro. Andiamo a fare il nostro dodicesimo e ultimo giro. O vi alzate con una catenella e fate la maglia bassa, o fate come me, andate a fare direttamente la maglia bassa, una maglia bassa sopra la maglia alta successiva, una maglia bassa sopra la maglia bassa successiva, 2 catenelle, 1 e 2, prendiamo il filo, andiamo dove abbiamo la maglia bassa e realizziamo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, si ricomincia da capo, una maglia bassa sopra ogni maglia alta, 1 2 3 4 5, 2 catenelle, 1 e 2, andiamo dove abbiamo la maglia bassa e realizziamo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, e ricominciamo da capo, una maglia bassa sopra ogni maglia alta, 1 2 3 4 5, 2 catenelle, 1 e 2, una maglia alta sopra la maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, e andiamo a terminare il giro facendo una maglia bassa sopra la prima maglia alta, una maglia bassa sopra la seconda maglia alta, una maglia bassa entrando nella terza catenella che equivaleva alla nostra prima maglia alta. Quindi questi sono i 12 giri che andremo sempre a ripetere. Vedete però che 12 giri sono già belli alti, quindi per chi ha una taglia come me, che ha una S, quindi ha delle braccia molto esile, adesso per fare l'altezza desiderata del rettangolo che deve coprire il braccio e all'altezza delle spalle per creare lo scalfo, non dovrò andare a fare molti giri. Secondo me dovrò farne massimo 4 o 5, quindi vi farò naturalmente sapere. E per le taglie più grandi sicuramente dovete fare qualche giro in più ripetendo dal primo, però dubito, a meno che non volete fare delle maniche larghe, che dobbiate andare a ripetere tutti i 12 giri per avere l'altezza che vi serve del rettangolo. Ora vi faccio rivedere un attimo come fare il primo giro, visto che non abbiamo più le catenelle ma abbiamo la nostra lavorazione, e andiamo a fare in questa maniera: o vi alzate con una catenella e fate la maglia bassa, o andate a fare una maglia bassa direttamente sopra la prima maglia bassa.
3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado dove ho l'archetto di 2 catenelle, realizzo 2 maglie alte, 1 e 2. Maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte all'archetto di 2 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, andate dove avete la terza maglia bassa, realizzate una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3, e si ricomincia da capo andando a fare le 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, la maglia alta sopra la maglia alta, le 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 1 e 2. Quindi ripeto, questi sono i giri che dobbiamo ripetere, dobbiamo fare 2 rettangoli di cui io in ognuno ho montato 161 catenelle che mi permettono di avere una lunghezza di 110 cm, però se voi volete fare le maniche più lunghe aumentate le catenelle iniziali e adesso vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto e quanti altri giri sono andata a ripetere per raggiungere la larghezza desiderata. Ho terminato i miei 2 rettangoli. Allora, rispetto al motivo che vi avevo detto in cui abbiamo realizzato i nostri giri, io sono andata a ripetere soltanto altri 3 giri, quindi un intero motivo e altri 3 giri, e sono arrivata a circa 14 centimetri, quindi per me, come vedete che in realtà indossando si cede un po' di più, come larghezza scalfi per me va benissimo. Per una taglia M vi consiglio di andare a fare almeno 6 giri iniziali del secondo motivo, per una taglia L di andare a fare almeno 9 giri. Naturalmente mettete sempre i marcatori, provate i 2 rettangoli per capire se sotto le braccia vi stringe. Una volta fatto ciò, come potete vedere, io infatti mettevo i marcatori qua sopra e sotto qui per riuscire a capire un po' come andava. Una volta fatto ciò, decidiamo come mettere i marcatori sotto, e io ho fatto in questa maniera. Sono andata, nel mio caso, a contare dove ho la maglia alta, però se voi ne avete 3 andate a contare dove avete 3, se ne avete 5 andate a contare dove ne avete 5, e ho fatto in questa maniera. Ne ho lasciati 5 libere, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, e la sesta, sia avanti che dietro, ho messo il mio marcatore. Stessa cosa da quest'altra parte, 1, 2, 3, 4 e 5, e alla sesta, dove ho la maglia alta sia dietro che avanti, sono andata a mettere il mio marcatore. Ho così creato il corpo della mia maglia, che vi dico già, da un marcatore all'altro sono circa 37 centimetri, e per me vanno benissimo. Però mi raccomando, per una taglia M, per una taglia L o per una taglia S che però ha più seno rispetto a me, andate ad allargare un pochettino, quindi invece di metterla qui dove abbiamo le maglie alte, per una taglia S ma con un seno grande, andate dove abbiamo uno degli archetti. Per una taglia M io vi consiglio di lasciare 4 di questi, 1, 2, 3, 4 di questi onde, possiamo chiamarle onde, sì, libere, e di andare a mettere i marcatori. Per una taglia L invece di lasciarne almeno 3, questo se avete montato il mio stesso numero di maglie. Detto ciò, possiamo andare quindi a creare il nostro corpo. Siccome io il corpo lo voglio realizzare con un punto chiuso, quindi non con lo stesso che ho realizzato sopra, questo punto lo andremo a riprendere più sotto verso la fine per fare una sorta di bordino, ma per quanto riguarda sul seno, il resto del corpo voglio un punto molto più chiuso, quindi non andremo a fare la stessa lavorazione ma andremo a cambiarla, e vi faccio vedere subito come andiamo a farla. Andiamo qui dove ho il mio archetto prima del marcatore. Vedete, qui ho il marcatore, qui ho un archetto, qui ho un altro archetto. Inizio da dietro in modo da farvi vedere come vado a lavorare. Naturalmente, se voi avete il marcatore da un'altra parte non è un problema, se non avete la maglia alta ma avete dove avete le 3 maglie alte. Diciamo che comunque la lavorazione è molto semplice, perché andremo a fare questo giro in questa maniera. Dove abbiamo l'archetto di 3 catenelle ci andiamo ad agganciare con il filo e andiamo a fare 3 maglie alte. Scusate, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Salto la maglia bassa, vado nell'archetto successivo e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3.
vado direttamente nell'archetto dall'altra parte, quindi qui, non vi preoccupate, noi qui sotto poi andremo a cucire, quindi qua andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, quindi una, due e tre. Vedete, quando andremo poi a cucire la nostra manica sotto, qui noi andremo a cucire fino alla base delle maglie alte e quindi qui poi inizierà il nostro giro. Continuo così, vado a fare di nuovo 3 maglie alte dove ho le mie 3 maglie, le mie 3 catenelle. Quindi una, due e tre. Ancora ho ancora l'archetto successivo, quindi dove avete l'archetto di 3 catenelle andate a fare 3 maglie alte. Ancora 3 maglie alte nell'archetto successivo. Ora io qui ho una maglia alta e vado a fare una maglia alta, ma mi raccomando, se voi avete le 3 maglie alte andate a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, se avete le 5 maglie alte andate a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta e torno a fare le mie 3 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle e via di nuovo. Quindi vado a fare questo per tutto il mio giro base, chiamiamolo giro base. Andiamo a fare una maglia alta sopra 3 maglie alte dove abbiamo le 3 catenelle, una maglia alta dove abbiamo la maglia alta. Se abbiamo 3 maglie alte andiamo a fare 3 maglie alte, se abbiamo 5 maglie alte andiamo a fare 5 maglie alte. Continuo così per tutto il giro, vi farò vedere poi come continuare. Sono di nuovo qui dove ho il secondo marcatore, quindi vado a fare 3 maglie alte nell'archetto dietro, 1, 2, 3, 3 maglie alte nell'archetto sul davanti, 1, 2 e 3. E adesso posso continuare a lavorare come stavo lavorando, quindi 3 maglie alte in ogni archetto e dove ho le maglie alte vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Continuo così quindi fino a terminare il mio giro base o primo giro se vogliamo chiamarlo così. Mi si è rotta un'unghia, perfetto. E poi andiamo a far vedere come terminare il giro e come iniziare il secondo in questa maniera. Sto terminando il mio giro base, quindi vado a fare chiuderlo con una maglia bassissima entrando nella terza catenella. E adesso andiamo a lavorare il nostro primo giro, che consiste di andare a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta. Quindi mi alzo con una catenella oppure vado direttamente dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia bassa e continuo così, una maglia bassa sopra ogni maglia alta. Continuo così per tutto il giro e poi vi farò vedere come terminarlo e iniziare il secondo. Ho terminato il primo giro facendo quindi una maglia bassissima all'interno della prima maglia bassa. Secondo giro, andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia bassa e continueremo a lavorare in questa maniera per tutto il nostro corpo della maglia. Quindi andiamo a fare un giro di maglie basse alternato a un giro di maglie alte. Quindi avremo una lavorazione compatta che non si va ad allargare nonostante il filato sia bello morbido, proprio perché il giro di maglie basse ce lo tiene compatto. E continuiamo a lavorare così. Naturalmente io vi dirò quante volte ho ripetuto questi due giri e poi, come vi ho detto, sotto ho l'intenzione di riprendere a lavorare lo stesso motivo di sopra e per farlo naturalmente noi dovremo avere un numero, un multiplo di maglie e io vi dirò come fare per poterlo ottenere. O si va ad aumentare, quindi magari andiamo a fare una maglia alta sopra ogni 2 maglie alte su una maglia bassa, a seconda di quante maglie dovete aumentare per avere il multiplo che vi occorre. Se invece volete diminuire, perché altrimenti la maglia già vi leva larga e quindi non volete allargare ulteriormente, andate a fare 2 maglie alte chiuse insieme. L'importante, appunto, che vi dirò quando siamo arrivati alla fine, quel multiplo dovete avere, quindi quante maglie dovete avere per avere il multiplo che ci serve per fare lo stesso motivo che abbiamo fatto sopra.
Ho terminato la maglia, ho ripetuto i giri per 42 centimetri e alla fine ho deciso di non andare a fare il bordino come avevo pensato, perché indossando la maglia mi piace che sotto sia alla fine e fino a sotto sia ben diciamo chiuso come punto e invece sopra sia così larga. Quindi per questo ho deciso di non fare il bordino sotto ma di lasciare la maglia così. Quindi ripeto, ho ripetuto i due giri fino ad arrivare a centimetri 42, partendo naturalmente dal primo giro che ho fatto. Ho rifinito anche il bordino delle maniche con un giro di maglie basse. Non ho fatto un polsino, non le ho allungate e mi piace che la maglia sia a tre quarti. Quindi possiamo dire che la maglia è terminata.